presente. Come avete organizzato quest'anno questo bellissimo stand e quali sono le caratteristiche principali? Abbiamo organizzato uno stand particolarissimo sui sensi per l'asti spumante, perché l'asti spumante è uno spumante particolare, lo spumante aromatico per eccellenza che produciamo in Piemonte e vendiamo nel mondo. Per cui questo stand rappresenta l'asti e il suo territorio. Questa è la vista dell'Asti, sono le sue aziende spumantistiche, i produttori di uva che compongono tutta la vita di questo prodotto. Prodotto importantissimo, oltre 100 milioni di bottiglie che si producono in Piemonte e si vendono nel mondo, e quest'anno, l'anno 2011, è veramente l'anno dell'Asti spumante. Il percorso come segue? Segue con l'udito che ha alle sue spalle. Seguitemi. Dopo questo bagno inebriante di bollicine, dove ci troviamo? Beh, qui ci troviamo nel senso del gusto, che è quello particolarissimo dove si scopre esattamente le peculiarità dell'asti spumante. L'asti spumante si può bere da solo o in abbinamento con i cocktail, e questa la sua particolarità di aromaticità e di dolcezza. Si può bere in tutti i momenti della giornata, non solo nei periodi di festa, si può bere. È un bere leggero perché ha solo 7 gradi e mezzo di alcol e quindi non crea sicuramente dei problemi. È possibile berlo col dolce e col salato e dall'inizio alla fine del pasto. Questo è l'asti spumante. Ma queste bellissime ampolle cosa contengono? Beh, queste ampolle contengono gli aromi dell'asti spumante. L'asti spumante è lo spumante dolce aromatico per eccellenza e quindi comprende tutte queste aromaticità, questi profumi che vanno dal pulito, al rosmarino, alla mela, alla banana, no? E in una coppa di spumante li ritroviamo tutti. Questa è la sua peculiarità e peculiarità, un mosaico di profumi che è unico al mondo, prodotto in Piemonte, da noi, nelle nostre terre. Questi cosa sono? Beh, qui siamo entrati nell'ultimo senso, che è quello del tatto, per cui la particolarità primaria è quella che abbiamo camminato sulla terra nella quale vengono impiantate le barbatelle di moscato che producono asti spumanti. Questo è il senso del sughero, questo è quello del vetro, quindi la bottiglia che contiene l'asti, questo è dell'acciaio, degli autoclavi. Questa è l'aiuta, che è un'antica tradizione della filtrazione del moscato per asti spumante, e questi sono i ceppi della vite che producono i grappoli di moscato che fanno l'asti spumante. Dopo questo entusiasmante viaggio che raggruppa i cinque sensi, sono rammaricata perché sono solo 5 in affatto. Beh, io le faccio una promessa, oltre da presidente del consorzio, per i miei viticoltori e le mie aziende spumantistiche, che oltre a superare i 100 milioni di bottiglie, mi procurerò il sesto senso.